Roma Radio. Buongiorno, salve. Buongiorno. Senta, il Sassuolo ultimamente ha raccolto risultati positivi, anche consecutivi. Volevo sapere se secondo lei è un po' la squadra rivelazione di questo campionato, forse ci metterei dentro anche l'Empoli. Sì, ovviamente sono queste due squadre che fanno meglio che la cosa che era prevista per loro. Il Sassuolo, ma non è da quest'anno, perché quest'anno fa molto bene, penso che ha preso 15 punti in 7 partite, non ha perso da 7 partite. Sappiamo che è una squadra che gioca, che riparte anche da dietro giocando al pallone, che ha un attacco anche forte. E soprattutto non dimentico che l'anno scorso, anche non giocando ogni 3 giorni, non abbiamo vinto contro questa squadra a Roma. Partita difficile, sì, ovviamente. Calicchia, Roma TV. No, eccomi. Mister, prima di tornare a parlare della partita, volevo un suo commento al rinnovo contrattuale di Morgan De Sanctis. Ma mi ricordo che un po' di tempo fa qualcuno di voi mi ha detto se sapevo di qualcosa di Morgan, ho detto sì, lo so. E era già previsto da tempo questa cosa. E sì, sono molto contento. Morgan fa un anno e mezzo che gioca con noi, e veramente non è solo un portiere forte, ma anche un uomo di qualità per un gruppo, è molto importante. Metto Bogdan Lobont un po' a parte, perché lui è più adesso uno che aiuta Lukas Korupski come lo fa Morgan De Sanctis, ma con Morgan e con Lukas abbiamo due portieri di alto livello e per me va benissimo così. Mangiante Sky. Cherubini Mediaset. Eccoci qua, mister. Due partite importantissime. No. Cominciamo da quella di domani, perché sì, sennò terminiamo anche da quella di domani. No, io ci provo domani. Sempre, però è inutile. No, le scelte di domani, questa è la cosa importante, sono rientrati tanti giocatori. Le scelte di domani sono condizionate dal Niente. Momento di forma, no. Dal... Mi dici di no? No. No? Da che sono no, le scelte domani saranno fatte per vincere la partita di domani, senza pensare a altre cose. No, no, ma io non pensavo al City, no? Mi dicevo lo stato di forma dei giocatori che magari devono ritrovare anche gamba, devono ritrovare anche il clima partita. Parlo chiaramente di Strootman, parlo anche di giocatori che hanno giocato un po' meno rispetto ad altri. Ma ci sono tanti parametri per un allenatore per scegliere, ma la forma dei giocatori è solo un parametro tra tanti parametri. Io metterò in campo la squadra che mi darà più possibilità di prendere i 3 punti, perché la cosa che non solo voglio io, ma che vogliono anche tutti i giocatori, perché siamo in campionato e sappiamo che la nostra strada è giusta, ma non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare e fare di tutto. Se siamo domani al 100%, avremo veramente la possibilità di prendere 3 punti, di vincere. Se siamo solo al 99%, non sarà così. Allora i giocatori lo sanno questa cosa. Mangiante Sky. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle, a proposito delle valutazioni tecniche che sta facendo, se ritiene a 9 mesi di distanza dall'infortunio che sia arrivato il momento di rivedere Strootman dal primo minuto. A parte Strootman dal primo minuto, la prima parte? No, nelle valutazioni tecniche che sta facendo, sì. Se è arrivato il momento di Strootman dal primo minuto. Ah, solo questo? Sì. Ma Kevin è pronto, è entrato 2 volte in gara, vuol dire che già da questo tempo è pronto. Dopo lo sappiamo, dopo quando uno è fuori da 8 mesi, non è che è al 100% subito, bisogna entrare in campo, bisogna giocare, bisogna allenarsi, quello che fa da un po' di tempo adesso. Lo sappiamo tutti che Kevin è un giocatore molto importante, uno dei più forti che abbiamo. Già l'ho detto su di lui, l'Europa intera lo vuole, allora sulla qualità dei giocatori non c'è dubbio. Dopo piano piano sta ritrovando non solo la condizione fisica, ma anche la fiducia sua di allenarsi e di giocare.
è una delle possibilità per domani, ma come tutte le altre, non di più. Quindi tradotto bisogna un po' aspettare allora per vederlo al primo minuto. Tradotto vedrete domani quando avrete la foglio della partita. Va bene. L'ultima cosa su Maicon. Sì. Se ritiene, lui è tornato dopo parecchio tempo. L'ultima la risposta è sì, può giocare tutte le partite da fila. Sta bene, non ha avuto bene, più problemi. Sta benissimo. Faccio tutto oggi, risposte, le domande, così va molto più veloce. Vabbè, così si porta avanti col lavoro. Sanipoli Rai Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. Di Francesco è stato anche l'allenatore che è riuscito a fermare la Juve in questa tranche di campionato. Allora le chiedo, la domanda è una, però insomma gli aspetti sono due. È favorevole per voi il fatto di sapere già domani che cosa avrà fatto la Juve con la Fiorentina? No. E dove vedrete la partita se la vedete tutti insieme? Questa è una stupida curiosità femminile. No, ma sapete il mio avviso, è anche lo stesso per i giocatori, veramente la gara di questa sera la vedremo, ma non importa, la cosa che importa è che domani facciamo di tutto per prendere i tre punti. Io non voglio dipendere gli altri, voglio solo fare la mia strada e se vinciamo tutte le gare che possiamo vincere, allora sicuro che alla fine avremo la ricompensa giusta, ma bisogna solo concentrarsi su di noi e l'abbiamo visto la settimana scorsa, non c'entra niente i risultati degli altri. Pinci Repubblica. Lei diceva adesso non c'entra nulla il risultato degli altri. Da un anno e mezzo però siete costretti a inseguire la Juventus e anche questa stagione più o meno l'avete dovuto inseguire quasi sempre. A lungo andare questa situazione rischia di essere logorante. Che vuol dire logorante? Stressante. Faticosa a livello psicologico. No, per niente. I giocatori l'hanno mostrato anche la settimana scorsa. È un marathon questo campionato. Tutti i campionati a 20 squadre sono sempre un marathon e bisogna essere pronti per ognuna delle gare di questo campionato. È così che si ottiene risultati importanti. Menghi il tempo. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere, la Roma riesce sempre a conquistare molti calci d'angolo e ha avuto anche, se non sbaglio, il record stagionale di calci d'angolo conquistati. Ma com'è possibile che, ecco, da queste azioni non vengano mai gol? È un po' un limite di questa squadra? Ci state lavorando? Grazie. No, sono venuti dei gol, forse non abbastanza, questa è una possibilità, ma abbiamo buoni tiratori, buoni saltatori e abbiamo anche combinazioni che possono fare i giocatori, ma già questa cosa ha portato a dei risultati. Forse come in ognuno reparto bisogna anche migliorare su questo punto, non ho le statistiche, allora non voglio dire stupidaggine su questa cosa. No, non debole, ma forse uno che possiamo migliorare, ma non lo so, non ho guardato. Zucchelli, Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle, Iturbe è uno degli attaccanti che ha segnato meno perché ha anche giocato meno rispetto agli altri. Volevo chiederle come sta e se secondo lei sta un po' patendo il peso di una grande piazza, il fatto di essere stato pagato così tanto, di essere comunque l'acquisto più caro della società americana. Grazie. No, Manuele è tranquillo, Manuele sta veramente bene in questo momento, l'abbiamo visto quando è entrato ancora in gara contro l'Inter, per me sta ritrovando la sua velocità, la sua esplosività, e per lui, per il suo gioco è fondamentale questa cosa, è anche molto positivo e questa cosa, questo parametro farà in modo che sono sicuro che riuscirà bene. Il parametro che lui dà sempre tutto in campo, lotta, può sbagliare qualcosa ma subito si mette a lavorare per la squadra e ritorna sul piano offensivo a prendere dei rischi, perché lui deve, come Gervinho, prendere dei rischi sul dribbling, sul saltare l'uomo, sono tranquillissimo con è lo stato d'animo, lo stato fisico di Manuel. Dubaldo. Buongiorno mister. Buongiorno. Due cose brevissime. Una è se le hanno fatto piacere i complimenti di Mancini, che ha detto
che la Roma deve essere presa come modello dall'Inter. Una volta nella storia molto spesso è capitato il contrario, invece adesso è l'Inter che prende esempio dalla Roma. E l'altra, che notizia ha di Castan, se lo ha sentito, se lo andrà a trovare. Grazie. Beh, Leo va bene, è uscito di queste 24 ore in sorveglianza intensiva, siamo mandati messaggi questa mattina e il suo messaggio era già un messaggio di uno che è pronto per tornare il più veloce possibile, no? Siamo veramente contenti che tutto è andata bene per lui con questo intervento. Adesso bisogna avere un po' di pazienza e andremo a visitarlo quando sarà possibile, ma siamo veramente più tranquilli con Leo adesso e tanti auguri per il suo ritorno. Sulla prima parte non so se Roberto Mancini faceva riferimento alla società o alla squadra sul campo, ma quando un allenatore grande come lui, che ha vinto tanti titoli anche fuori Italia, da questo messaggio, sì, è molto incoraggiante per noi, perché vuol dire che siamo noi anche sulla strada giusta. Lo Russo, RDS. Buongiorno Garzia. Buongiorno. Volevo fare una considerazione con lei sulla difesa, sui numeri della difesa. Quest'anno ha già preso 9 gol, sta andando comunque peggio rispetto all'anno scorso. Allora mi chiedevo se secondo lei, al netto degli infortuni e delle cessioni sempre rispetto all'anno scorso, che cos'è che fa questa differenza? Se l'ha analizzato, cosa è successo alla difesa? Ma se dico che ha preso 6 gol in 12 partite, farà ancora i titoli domani, allora non lo dico questa cosa, ma vuol dire che ha preso pochi gol, perché una squadra che prende pochi gol così vuol dire che è una squadra che difende bene. Lo vediamo, perché a parte l'Inter, che ha attaccanti forti e che è anche normale, che può succedere che segnano in ogni gara, anche all'Olimpico, avevamo chiuso 6 partite di fila qua senza prendere gol. Per me non c'è nessun problema sul riparto difensivo. Io penso che dobbiamo anche vedere le cose in un altro modo, dicendo che in questo reparto abbiamo avuto tanti fortunati, ho dovuto cambiare tante volte la difesa, la squadra. La difesa è totalmente differente dell'anno scorso, che veramente questa difesa è fantastica, di prendere pochi gol così, di essere una delle migliori difese d'Italia, perché il momento è seconda, e non dico altre cose su questa cosa, grazie, mi fate piacere. Allora no, veramente questa squadra difende benissimo. Rossomando, Teleradio Stereo. Buongiorno mister. Buongiorno. La Roma ha preso sicuramente più gol rispetto all'anno scorso, però vincendo domani, facendo tutti gli scongiuri del caso, riuscirebbe a questo punto ad avere gli stessi punti dell'anno scorso. Ecco, gli chiedo, viste tutte le difficoltà, lei parlava poco fa degli infortuni, la Champions League, si aspettava di riuscire a fare un record così importante come quello dell'anno scorso? Parliamo prima de domani, e per il momento siamo a 2 punti dei punti dell'anno scorso, sapendo che l'anno scorso abbiamo vinto 10 partite da fila, che è una cosa che normalmente non deve succedere, che batteremo un giorno, ma non quest'anno, ovviamente. E allora vuol dire che sì, dobbiamo sottolineare che con tanti problemi, con 5 gare di Champions in più, fare quasi gli stessi punti dell'anno scorso è veramente una cosa eccezionale per noi e per la Roma. Lengua, Centrosuono. Salve. Senta, io le ho chiesto il rinnovo di De Santis una settimana fa, adesso le chiedo del rinnovo di Florenzi. Si è parlato in settimana appunto di un suo possibile rinnovo, dato che è un giocatore fondamentale per questa Roma, dato che lo utilizza quasi in tutti i ruoli, anzi sì, in tutti i ruoli tranne che in porta. Allora volevo sapere se aveva qualche notizia in più. Ma posso solo dire che per me non ci sono problemi. Flore è un giocatore importantissimo per me, per noi, per la Roma. È uno che veramente sta facendo, da quando sono arrivato, molto molto bene, in un ruolo offensivo che non aveva all'inizio. È anche un giocatore prezioso per un allenatore, perché quando ho un problema
spero di non avere l'obbligo di metterlo nella porta un giorno, ma anche qua penso che può dare una mano. No, è veramente un tesoro per un allenatore, sì, lui non lo so dire, ma può fare una carriera come i romani che sono con noi, Daniele De Rossi è il capitano. Voglio dire, giocare tutta la sua carriera a Roma. Io lo auguro per lui, soprattutto perché questa cosa vorrà dire che la Roma sta all'altezza delle sue ambizioni, perché uno come Flore penso vuole giocare in una squadra che vince dei titoli e siamo qua per questa cosa. Facciamo l'ultima, Sonnino, Radio Radio. Salve mister. Salve. Io le volevo chiedere questo, una curiosità. Con il rinnovo di De Santis, adesso è spuntata anche l'opzione Florenzi, ritiene che sia il caso di mandare Skorupski in prestito, come tra l'altro mi sembra abbia detto anche il Centurace? No, no, ho detto per me ho due portieri fortissimi e io sono contentissimo con questi due portieri. Per me non abbiamo bisogno di nessun altro. Grazie. Grazie.